Adesso eccovi un'altra storia. Scendiamo dalle moto e saliamo sulle macchine. Che macchine? Quelle della, tanto per intenderci, della 24 ore di Le Mans. In questo caso non parliamo di un pilota professionista, ma di un altro uomo d'affari come Campinotti, che tanto per intenderci, vicepresidente e cofondatore del gruppo Farmanutra, che è un gruppo farmaceutico leader, ma è anche un pilota del team Cetilar Racing, che è l'unico team italiano nei prototipi che fa il mondiale di endurance. Ebbene, Roberto Lacorte ha partecipato all'ultima edizione di una delle corse più belle del mondo, onestamente, di una corsa monumento, la 24 ore di Le Mans. Si è classificato al 13° posto in LMP2, che è praticamente la Formula 2 di questo trofeo, di questo mondiale. È interessantissimo ascoltare la sua esperienza. È venuto qui a trovarci alla radio e ci ha raccontato tutto di come un capitano d'industria possa indossare la tuta e il casco e lanciarsi tra le curve di una delle piste che hanno fatto la storia dello sport. Tutti convocati. Allora, un giorno qui a Radio 24 mi è capitato di conoscere, mi hanno presentato un grande personaggio. Lì per lì non l'ho riconosciuto, poi ho capito che era. Si chiama Roberto Lacorte, non fa nella vita il pilota, non fa nella vita il velista, ma fa un altro lavoro. Adesso ve lo racconto e lo saluto. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di questa opportunità. Grazie a lei. Ci racconta di lei? Da dove parto? Dall'inizio. Vabbè, mi definisco prima di tutto un imprenditore appassionato della mia azienda. Con mio fratello ho fondato la Farmanutra, un'azienda farmaceutica che giusto 2 anni fa, poco meno di 2 anni fa, si è quotata nel mercato AIM della Borsa di Milano. Quindi una bella storia abbiamo fatto, siamo cresciuti da zero, da un'idea chiaramente sviluppata attraverso le competenze complementari fra quelle mie e di mio fratello, e però siamo tutte e due delle persone contagiate da una terna passione e da una malattia che si chiama entusiasmo, e cerchiamo un po' di utilizzare questa modo di vivere anche nelle nostre passioni che sono al di là dell'azienda, nei nostri sport. Sì. Nell'ambito dello sport ho 2 facce, sono un velista da quando non lo so nemmeno io, mio babbo mi ha portato in barca a vela quando ancora non riuscivo a capire dove ero, e poi sono diventato pilota dando sfogo alla mia passione che era latente dentro di me, e poi a tarda età ho realizzato questo sogno, che poi si è evoluto in un altro sogno, quello di correre nella gara più importante, più folle del mondo, che è la 24 ore di Le Mans. Una delle gare simboliche. Allora, sì. Il prodotto di punta della sua azienda si chiama Cetilar, giusto? Sì, abbiamo 2 prodotti di punta, uno il Cetilar, Cetilar, ma nell'ambito dello sport il Cetilar è quello più conosciuto. Perché chi ha guardato la 24 ore di Le Mans, la 24 ore di Le Mans, per quei 3 che non lo sapessero, è una delle gare monumento dello sport mondiale, perché nello sport mondiale abbiamo alcuni monumenti, dall'Alpe d'Huez al Tour de France intero, a Monte Carlo per la Formula 1, ad Assen mettiamo per il moto mondiale adesso che Laguna Seca non c'è più. Insomma, ci sono alcuni monumenti, uno di questi è Le Mans, la Indianapolis la conosciamo tutti. Ecco, nel motorismo la 24 ore di Le Mans è una di quelle gare che assegnano la famosa inesistente aleatoria Triple Crown per chi vince 24 ore di Le Mans, Indianapolis e Monte Carlo. E allora, prodotto di punta si chiama Cetilar della sua azienda. C'era un team nella formula maggiore della 24 ore di Le Mans, non quella per i non professionisti, ma quelle che nella corsa in cui ha gareggiato e vinto Alonso, tanto per intenderci. Cetilar Racing, che era l'unico team italiano in questa categoria, che è la LMP2, sì. Corretto? Sì, Alonso correva nella categoria sempre dei prototipi, quindi la categoria regina, nella divisione LMP1, noi eravamo nell'LMP2, ma sempre di prototipi si parla. I prototipi sono il simbolo dell'endurance, della 24 ore di Le Mans,
il modo di correre fino in fondo in tutti i suoi aspetti le 24 ore di Le Mans, con la velocità, con i carichi aerodinamici, con le prestazioni sul giro estremamente importanti che hanno i prototipi. E si suddivide infatti, come sappiamo, la 24 ore di Le Mans è una gara fantastica e folle, perché sono 62 vetture suddivise in due grandi categorie, i prototipi e le macchine GT che provengono da produzione come Porsche, Ferrari, sì, Aston Martin, Corvette. Ma è un mondo, sono due modi differenti di percorrere il circuito della SART. È vero, sì, la 24 ore di Le Mans è un'icona, ma ci sono dei motivi reali, concreti, perché sia tale. E ce ne rendiamo conto quando nei giorni precedenti facciamo quelle attività tipiche e caratteristiche della 24 ore di Le Mans, come la parata di pilot, la paesage, dove i tifosi ti guardano come... Io al primo anno che ho fatto la 24 della mano non riuscivo a capire perché erano così, così impazziti per noi. Ci vedevano come degli eroi. Poi quando uno entra nella notte, nel circuito della strada a 340 km/h, forse riesce a capire che un pochino folli siamo, e sotto certi aspetti un po' eroici sono quelle gesta, eroiche sono quelle gesta lì, perché effettivamente un circuito con la sua particolarità, con i suoi rischi, e quest'anno ho potuto capire bene perché i piloti di grande esperienza a Le Mans, prima della 24 ore, sentivano così tanto la pressione, la paura, proprio paura, vera paura. Perché più uno fa, più fa 24 ore Le Mans, più edizioni di 24 ore Le Mans uno fa, più capisce cosa significa quel circuito lì e quella gara, quel contesto. Sì. Effettivamente è un contesto dove il rischio è altissimo, è sempre dietro l'angolo e è imprevedibile. Vorrei equipararla ad esempio sulle due ruote al TT Trophy, gara a cui sono molto legato e molto affezionato. C'è quello stesso clima, si corre sull'isola di Man tra Inghilterra ed Irlanda, prima apparteneva al Moto Mondiale, Agostini l'ha vinta 6 volte, è una corsa folle per pazzi, e allo stesso modo chi la corre viene vista dalle centinaia di migliaia di persone che vi assistono come un eroe. Ma a me non interessa ora l'ultima volta, mi interessa la prima volta che ha guidato su quella pista. Ecco, vorrei capire com'è stato quel primo giro. Il primo giro, devo dire, proprio non ho capito niente. Ecco. Sì, proprio non ho capito niente, ero letteralmente distratto dal pubblico, dall'emozione di attraversare il ponte Dunlop, che poi mette sulle curve Dunlop e poi imboccare il rettilineo mitico, rettilineo di 1D, non mi sembrava vero, e quindi stavo cercando di capire se stavo sognando o stavo veramente correndo il sogno, che è il sogno di ogni pilota. Tutto questo poi non è solamente il fatto di realizzare che sei dentro al circuito della start, ma poi è tutto l'ambiente che ti fa sentire in una cosa importante, grande. Ci sono, alla 24 ore Le Mans assistono alla partenza 260.000 persone. È una cosa, le persone sono affacciate in ogni modo, sui cartelloni, sugli alberi, sulle reti. È una sensazione unica, dove il tracciato, le persone, tutto quello che si respira è grande, è importante. E quindi un pilota alla prima esperienza, la prima volta che esce fuori dalla pit lane e inizia il primo giro alla 24 ore Le Mans, sfido qualsiasi pilota a non provare dei brividi, a non provare un'emozione strana che è molto lontana alla tecnica di guida, e poi da lì a poco arriva. Sicuramente sì. poi si butta dentro la concentrazione, il resto sparisce e si va solamente verso la velocità. Sì, si entra nella corrente, in the flow, come dicono io, come dicono gli americani. Certo che anche dal punto di vista tecnico, correre di notte con un sacco di traffico in pista, peraltro, perché tanti concorrenti, doppiaggi in pista, categorie diverse, insomma, deve essere qualcosa di estremamente intenso dal punto di vista della concentrazione. È proprio quello che la rende caratteristica, così caratteristica, la 24 ore Le Mans. Macchine differenti, con professionisti a bordo, quindi superare un GT non è sempre così facile, perché tutti tendono alla massima prestazione, quindi nell'ambito di un giro ci sono
sono tantissimi sorpassi con vetture a volte più lente e vetture anche della stessa categoria. E quindi è tutto, anche questa è una componente molto caratteristica della 24 ore e dell'endurance in genere, e rende ancora più complicato la gestione del giro. Quindi il pilota deve essere non solamente veloce ma anche molto bravo a sfruttare le opportunità di sorpasso senza prendere rischi, perché 24 ore non si possono fare al massimo. Certo. Qualsiasi pilota di esperienza ti raccomanda di andare forte, ma sempre con una riserva. Sì, con un margine. Con un margine. Allora, facciamo così, due appuntamenti. Il primo personale, quando mi invita? Perché vorrei venire. Ad ogni appuntamento del campionato del mondo endurance, al prologo di Barcellona, così è il nostro gradito ospite. Molto bene, così ne parliamo da lì. Il secondo, sì. Ci sentiamo in un futuro molto vicino per parlare di quella volta in cui ha vinto 3 Rolex Cup di vela. Perfetto, okay. Ottimo, anche quello è un bel tema. Intanto la ringrazio, grazie a Roberto Lacorte. Grazie davvero e ci vediamo qui.